Siamo con la presidente e amministratrice delegata di Roma Servizi per la Mobilità, Anna Donati. Presidente, il suo intervento è stato molto incisivo, ma io vorrei sapere va a casa con cosa dentro rispetto al confronto che c'è stato tra Napoli, Milano e la città dove lei adesso lavora, che è Roma. Ma che intanto Roma c'è e sta lavorando sodo. Naturalmente i cittadini e le cittadine vedranno i risultati nei prossimi anni. Adesso noi non possiamo promettere la luna perché diremmo il falso e questo deve essere molto chiaro. Però da tutto il lavoro che sta facendo ATAC per mettere in strada più trasporto pubblico, i cantieri della linea 8, la manutenzione della linea A e della linea B, tutto questo oltre ai cantieri grandi, cantieri che dovranno aprire ma che daranno i loro risultati nei prossimi 5-10 anni, noi dobbiamo offrire ai cittadini delle soluzioni in tempi molto più brevi e anche da quello che è emerso oggi, a partire dall'assessore e dal sindaco, c'è veramente una missione fondamentale di un lavoro molto intenso. Il messaggio che mi porto a casa è che Roma Servizi per la Mobilità ha tanto da lavorare e dobbiamo assolutamente accelerare questo lavoro perché la mobilità a Roma migliori e non solo tra 5 anni, anche molto prima. Grazie Presidente. Grazie a voi.